Buongiorno a tutti ragazzi, qui è SnessUltz. E sì, sono tornato a fare un po' di commentari, visto che in un po' me l'hanno richiesto e me la sentivo. E siccome sto giocando a Tropical Freeze su Wii U, mi è venuto lo schizzo esagerato di voler fare un gameplay finalmente della saga di Donkey Kong Country, che io amo. Questa è stata la mia infanzia insieme a Super Mario e sotto molti aspetti penso di preferire questa a Super Mario World. Ora, nonostante vedete qui un bel 101%, non farò un 101 in questo gameplay e vi dico subito il perché. Quel 101% lo feci grazie ad una guida. Non mi vergogno ad ammetterlo, ma ho dovuto usare una guida. Non ho mai trovato tutti i bonus presenti in questi livelli, nonostante gli indizi di Cranky. Ed è passato tantissimo tempo da quando l'ho fatto, quindi non penso di essere in grado di replicarlo. Lo giocherò come sempre, cercherò di andare più spedito che posso e i bonus che faccio li faccio e quelli che perdo addio. Mi basta solo arrivare alla fine, tanto qui la solita vita, nei primi livelli sempre tornavo indietro e cominciamo. Donkey insieme al suo amico fidato compagno Kiddy. Diddy, che cavolo di errore, scusate. La differenza fra questi due è che Donkey è più lento e salta più in basso, ma è molto più forte e può atterrare nemici, alcuni nemici in un colpo, che Diddy non è in grado di fare. Ecco che abbiamo preso anche i nostri compagni animali. Dicevo, Diddy è più veloce, può saltare più in alto, ma è più debole di Donkey, mentre Donkey può affidarsi ad una maggiore forza per atterrare certi nemici in un colpo solo. Ecco, vedete qui, qua ci sono alcuni dei bonus che io conosco. Oh, cavolo, ho sbagliato. Ok. Queste qui sono le stanze bonus in cui possiamo trovare robe come una vita o quegli oggetti lì che sono degli emblemi dei nostri compagni animali. Una volta raccolti 3 emblemi avremo la possibilità di effettuare un livello bonus in cui raccoglieremo un po' di vita extra. Eccoci qua. I compagni animali sono 4 in tutto. Sono Rambi, il rinoceronte, che è quello che avete appena visto. Molto divertente nel caso in cui in un livello volessimo solamente disintegrare nemici. E abbiamo poi anche Hangar del pesce spada per i livelli subacquei. Squanky la rana, che è molto divertente da usare, anche se non esattamente al massimo della precisione. Qua riprendo Donkey perché quegli armadilli li odio. E infine Espresso lo struzzo, che per quanto possa avere il livello bonus più facile da usare, è una vera tortura, perché ha dei controlli abbastanza strani, cioè non puoi nemmeno saltare su alcuni nemici. Quindi per fortuna compare molto poco e capisco anche il perché a questo punto. Ma boh, questi sono i nostri compagni. E adesso parliamo un attimino della grande complessa trama di questo gioco. Come se qualcuno interessasse. Se vedete che mi cuccio come un idiota per colpa dell'analogico del pad. Se il gioco dei platform in 2D con l'analogico, sto messo bene. Allora, praticamente quelli che stiamo affrontando io sono i Kremlins, una razza guidata dal temibile K-Roll. Yeah, ce l'ho fatta. E questi Kremlins hanno fatto il grave torto a Donkey Kong di rubargli tutta la sua scorta di banane.
un crimine imperdonabile mai toccare le banane di Donkey Kong. E quindi adesso stiamo andando all'avventura per non solo sconfiggere di nuovo sconfiggere i Kremlin, ma riprenderci anche tutte le nostre banane. Ecco qui finito il livello. Ecco, questa è la cabina di Cranky Kong, che come ho già detto prima vi darà degli indizi per trovare alcuni bonus, alcune zone bonus in alcuni livelli. Da bambino non l'ho mai ascoltato perché non capivo l'inglese, non capivo la sua cavolo di utilità e anche andando avanti quando ho tentato di fare il 100% sentivo i suoi indizi ma non sempre capivo a quale cavolo di posto si riferisse, quindi lo ascoltavo e non l'ascoltavo. Avremo altri compagni lungo la strada che incontreremo nei livelli, avremo Funky Kong che ci permetterà di noleggiare il suo aereo per viaggiare tra un mondo e l'altro. Cosa che vi consiglio di fare non appena passate in un nuovo livello, tornate subito indietro nel mondo precedente, salvate il gioco e poi andate nel mondo successivo, in modo che se fate remover non dovete ricominciare dal boss che avete appena sconfitto. E insieme a Funky avremo anche Candy Kong, la sua cabina è quella dove salveremo il gioco. Candy Kong che possiamo identificare come la fidanzata di Donkey in qualche modo, e esattamente come tutte le fidanzate di giochi per bambini, farà una fine che appare in questo gioco e poi non la vedremo mai più. Presente tipo Toona Bandicoot, non so se qualcuno di voi se la ricorda, ma la vedo difficile. Ok, finiamo un po'. Come vedete però che i livelli non sono molto difficili. Ecco, queste api maledette non ci potrete saltare sopra. Dovete usare per forza un barile per riuscire a farle fuori. Poi ce ne sono altre che non muoiono anche se le fai fuori, se le colpisci con un barile, quindi sono irritanti certe volte. Vabbè. Adesso non è niente di che, questi livelli sono solo per far riprendere la mano, ma più avanti diventerà veramente infame questo gioco. Eccoli lì. Oh, i livelli acquatici, io amo Aquatic Ambience, la musica che si sente durante questi livelli. È una qualcosa. Ouch! Ecco, concentrarsi meno su Aquatic Ambience e concentrarsi di più sul gioco. Quelle cavolo di meduse sono il nemico più odioso di questi livelli. Più avanti incontreremo una variante che non si limiterà a girare in tondo così, ma ci inseguirà anche. E sott'acqua non siamo esattamente dei velocisti, aiuto. Poi nel frattempo abbiamo un po' tutta una grande varietà di pesciolini, ed ecco qui che incontriamo finalmente Angard. Nome un po' scemo per un pesce spada, ma ci permette di bucare tutti i nostri nemici. Ecco, quei palloncini, come avrete capito ormai, sono le nostre vite extra. Ne esistono di tre varietà. Questi qui rossi che ci danno una semplice vita, quelli verdi che ce ne daranno due e i rarissimi palloncini blu che ce ne daranno tre. E dico rarissimi perché alla fine da bambino pensavo sempre che fossero una presa in giro del libretto che non esistessero, perché giocando il gioco pur una marea di volte non ne avevo mai visto uno. Se nel primo livello avessi preso l'emblema giusto, a quest'ora staremmo facendo il livello bonus di Espresso. Oh, aspetta. Queste quattro lettere, anche queste ci daranno una vita extra, non contano molto, cioè contano soltanto per questo, non sono percentuali di completamento o altro, come in Tropical Freeze, dove raccoglierle è essenziale, o anche Donkey Kong Country Returns. Qualcuno non l'ha giocato. Eccoci qui. Funky Flights. Eccolo qui con la sua tavola da surf e bandana molto tamarro. Usciamo perché tanto non dobbiamo farci molto, solo per farvelo vedere. Ok, adesso qui pigliamo una scorciatoia. Yeah, fuck you level.
E con questo ci siamo bypassati tipo metà livello. E non manco qua finita. Ecco qui il livello bonus di Randy. E questo è il peggiore di tutti. Non so perché ho sempre avuto la vaga idea che questo cavolo di timer andasse il doppio della velocità in questo fottuto livello. Ora, vedete, qui dobbiamo raccogliere tutte queste monetine. Ogni volta che ne raccogliamo 100 faremo una vita extra. E qui c'è sempre, in ogni livello, un emblema segreto che non so se con questi poco tempo che ho riesco ad arrivare a prendere, ma sì. Eccolo qui. Questo fermerà temporaneamente il tempo e ci raddoppierà le monete che abbiamo raccolto. 5 vite. Non male. Il genere in questo livello mi va molto peggio, soprattutto perché quel timer non sono 90 secondi. Saranno 30 a malapena. Ok, riprendiamo queste scorciatoie. Via. È fatto metà livello così. Qui un po' di bonus. Di nuovo. Ogni tanto va di fortuna, in genere ne prendete soltanto uno di quei cosi. Ok, questa è la parte più infame del livello. Questa è una gimmick che ci sarà molto in questo capitolo di Donkey Kong, un po' meno negli altri, ma qui viaggiare tra barile a barile in molti livelli sarà la regola per sopravvivere. Ho perso la cappa, non so per quale motivo. Ed eccoci qua. Adesso, prima di andare dal boss, facciamo la cappatina da Candy in tutta la sua sexy tutina rosa. Potete capire perché in un gioco per bambini l'hanno tolta. Ed ecco qui, Gnauti Lair. E questo sarà il nostro primo boss, una specie di, non so se una nutria o una marmotta, non so come definirla, ma è abbastanza stupida, basta che gli saltate dietro e, ops, 5 volte e via. Nutria o castoro, perdon, marmotta, cazzo c'entra con le marmotte. Presa la mega bananona Nintendo e possiamo muoverci verso le Monkey Mines. Ma prima, come vi avevo detto, questo è un consiglio che seguivo sempre io da bambino, visto che non avevo voglia di ricominciare da capo, da bambino ne facevo parecchi di game over. Si ritorna da Candy, si salva la partita, anche se non abbiamo fatto comunque tanto di più, e ci si dirige da Funky. Stavolta prendiamo il suo barile aereo 747 e con questo, vedete, possiamo avvicinare una parte all'altra della mappa. Bene, questo era l'inizio di Donkey Kong Country. Adesso cominceremo la prossima volta con Monkey Mines. Fine della prima parte, qua è SNESWolz. Ci si vede al prossimo video.